Io darei a questo punto la parola a Domenico Arcuri, economista di origini calabresi, tra i più importanti manager pubblici italiani. Collabora abitualmente con diverse prestigiose università italiane in qualità di esperto in materia economica e di politica industriale. Dal 2007 Domenico Arcuri è amministratore delegato di Invitalia, che è l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa. Invitalia è anche soggetto attuatore per la reindustrializzazione di aree di crisi e opera come centrale di committenza per gli appalti della pubblica amministrazione. Grazie. Grazie, buongiorno, grazie dell'invito, grazie a Marco, Enrico per averci dato la possibilità di dargli una mano per questa iniziativa assai meritevole che oggi viene avviata. Io in 5 minuti riprendo le considerazioni che faceva Luca sul rapporto e molto velocemente provo a dire una parte del mio pensiero. Parto male, ma vi assicuro che migliorerò parlando. Allora, nel 2018 nel sud i consumi alimentari si sono ridotti dello 0,5%. Non so se voi comprendete appieno il significato di questa evidenza. I consumi alimentari nel sud oggi sono del 9% inferiori a quelli che erano nel 2008, cioè all'inizio della grande crisi che il mondo ha attraversato. Gli investimenti in macchinari e attrezzature, che sapete essere un indicatore importante dello stato di salute dell'offerta produttiva, sono rimasti uguali a quelli dell'anno precedente, mentre nel nord sono aumentati del 4,8%. Investimenti in macchinari e di attrezzature nel mezzogiorno sono del 27,6% inferiore a quelli del 2008, ovvero un terzo della capacità produttiva del sud, se seguiamo questi dati, non c'è più. La spesa della pubblica amministrazione lo scorso anno nel sud si è ridotta dello 0,8%, mentre nel centro-nord è aumentata del 4,9%. Quindi la spesa dello Stato non compensa la riduzione dell'offerta produttiva e, dato clamoroso, se volete drammatico, si cominciano a ridurre i consumi alimentari. Quindi, voi non sapete, ma ve lo dico, mi scuso, io sto quasi sempre zitto quando parlo, provo a dire quello che penso. Quindi noi siamo in una situazione simile a quella del secondo dopoguerra. Come diceva Luca, il che è solo sottoscrivibile, la questione meridionale paga 20 anni di dibattito spesso sterile su quali dovessero essere le traiettorie e i luoghi dello sviluppo nel nostro paese. In questo dibattito è venuta meno la convinzione che lo sviluppo del nostro paese poteva assumere dimensioni competitive solo se riguardava tutto il paese. Quindi la questione meridionale è ormai evidentemente una questione nazionale, che non ha più a che fare soltanto con l'offerta produttiva, che se volete è il mio principale lavoro, ma ha a che fare anche con quello che nel secondo dopoguerra si chiamava capitale fisso sociale. Cioè, è nostro dovere prenderci cura sia della domanda che dell'offerta, sia dei cittadini che delle imprese, sia delle scuole che degli incentivi, sia del decoro urbano che delle infrastrutture, eccetera. Perché succede questo? Succede banalmente per due considerazioni. Un terzo dei nostri cittadini, che sono quelli che vivono a sud di Roma, producono un quarto del PIL del nostro paese. Non c'è nessuna realtà in Europa di dimensioni anche inferiori in cui c'è dentro un divario, uno scarto così clamoroso. Un terzo dei cittadini che produce un quarto del PIL. Molta parte della mancata crescita dell'Italia nell'ultimo decennio, nell'ultimo ventennio, è dentro questa contraddizione, che non si risolve, come ben diceva Luca,
immaginando che lo sviluppo possa dimenticare un terzo del nostro territorio. Dal 2001 sono andati via dal Mezzogiorno 2 milioni di persone, dice la Svimez, anzi 2 milioni e 100 mila persone, e al netto di quelli che ci sono andati manca dal sud una popolazione prima del residente di 850 mila persone. Palermo ha 670 mila abitanti, quindi in questo scorcio di secolo dal sud è andata via la seconda città più grande che nel sud c'era, con l'aggiunta di altre 200.000 persone. Avevo detto che miglioro e lo faccio, quindi secondo me noi ci dobbiamo provare a porre due domande. La prima domanda: ma nel Mezzogiorno lo sviluppo qualcuno lo vuole per davvero? Perché a leggere questi dati sembrerebbe di no. La seconda domanda, ben più rilevante, è: ma esistono le risorse per provare a invertire questa rotta? L'esperienza che io ho fatto in questi anni, secondo alcuni troppi, secondo me troppo pochi, comunque abbastanza, mi dice che nel sud lo sviluppo non solo lo si vuole, che la retorica del sud che si lamenta, che protesta, che piange, è una retorica che serve solo a chi del sud non è e non vuole che alcuni gradienti di positività si innestino e si consolidino. Anche esperienze recenti, che qui non cito per brevità, mi lasciano pensare che alla prima domanda la risposta è molto semplice: evidentemente sì, la parte buona, maggioritaria dei cittadini del Mezzogiorno reclama lo sviluppo. Seconda domanda: ma ci sono le risorse perché questo sia possibile? Voi sapete che noi siamo il secondo paese dell'Unione Europea in quanto a budget per lo sviluppo e la coesione, solo la Polonia ha più denari di noi. Noi siamo il paese che ha il divario endogeno al proprio territorio più grande e più vecchio d'Europa. Sapete che i periodi di programmazione dei fondi europei durano 6 anni e che quello che stiamo vivendo e che si sta concludendo è iniziato nel 2014 e finisce nel 2020. Bene, i fondi strutturali, come si chiamano i fondi europei preposti al recupero e alla coesione, in questi 6 anni sono 54,3 miliardi. Ad oggi, e cioè all'epilogo del quinto dei 6 anni di programmazione, in Italia ne abbiamo spesi il 19,3%, quindi meno di un quinto dei soldi che abbiamo a disposizione per sviluppare e rendere l'Italia un paese con minori divari. A questi fondi europei si aggiungono i cosiddetti fondi di sviluppo e coesione, che sono i fondi nazionali che si accoppiano a quelli europei per rendere questo tentativo meno velleitario e più consolidato. Nello stesso periodo, per i fondi nazionali preposti a questo obiettivo sono 63,4 miliardi. Non vi spaventate se vi dico che, come la Ragioneria Generale dello Stato così ha sancito con il report che ha fatto 2 mesi fa, di questi 63,4 miliardi nel Mezzogiorno al quinto dei 6 anni disponibili sono stati spesi solo il 2,8%. Quindi se è vero che nel sud lo sviluppo lo si vuole, è anche vero che ci sono le risorse disponibili a recuperarlo. Peccato che non vengono spese. Le ragioni per cui non vengono spese sono un'infinità e neanche comincio. Volevo tranquillizzarvi e quindi dirvi che è vero che miglioravo. Esistono le condizioni perché questa faccenda prenda una piega diversa, una traiettoria diversa. Esistono le condizioni purché, si faccia, io dico sempre, una bella seduta di autocoscienza collettiva e si comprendano, secondo me, 5 cose semplici con le quali chiudo. La prima: sarebbe davvero civico affidare queste traiettorie dello sviluppo ad una molteplicità assai esigua di attori
non diciamo soltanto ad uno, ma a molto pochi. Noi siamo in questi 20 anni stati, diciamo, penalizzati dalla stratificazione di una moltitudine di attori che insistono su questa vicenda. Nel Mezzogiorno io dico sempre, se si impegnano anche i Boy Scout, se vogliono, riescono a impedire che un investimento si faccia. In questi giorni, diciamo, i giornali che voi leggete sono pieni di cose che, se venissero lette da un cittadino di un paese molto lontano dall'Italia, non sarebbero comprensibili intorno alla più grande azienda che produce nel Mezzogiorno d'Italia. Una molteplicità di attori hanno fatto sì che questo sistema impazzisse, assumesse una dimensione labirintica, si stratificasse, frammentasse e infine implodesse. 2,8% dei denari spesi per lo sviluppo e la coesione al quinto dei 6 anni disponibili. Serve una seduta di autocoscienza collettiva e serve che pochi, pochissimi soggetti siano preposti a provare a invertire la rotta. Urge che questi soggetti siano misurati, si dice in economia, sull'efficacia e non sull'efficienza, cioè sulla capacità di raggiungere un risultato e non solo sulla modalità per raggiungerlo. Noi siamo campioni del mondo nel, diciamo, definire regole, siamo molto scarsi nel conseguire risultati. Servono poi altre due cose, mi taccio. Io credo che ci sia arrivato il momento di concentrarci su pochissimi grandi progetti infrastrutturali. In Italia l'autostrada del Sole è stata fatta in 8 anni ed è stata consegnata 6 mesi prima della scadenza prevista. Era all'epoca un straordinario esempio di capacità ingegneristiche, progettuali e realizzative, osservato da ingegneri di tutto il mondo. Gli italiani sono sempre gli stessi. Quando sento dire che l'alta velocità non poteva andare a sud di Napoli perché il mercato non avrebbe consentito questo investimento, mi chiedevo chi è che facesse queste affermazioni, se è un'azienda del governo oppure un fondo americano che doveva dare retta al mercato. Bisogna accompagnare, nel rapporto Svimez c'è una parte bella che consiglio a tutti. La Svimez racconta mirabilmente quella parte del Mezzogiorno che ce l'ha fatta, cioè ci sono delle storie di comunità, di cittadini, di giovani che pure in questo quadro ce l'hanno fatta. Ne potremmo raccontare tante altre, ma non c'è il tempo. Bisogna sostenere la resilienza della parte buona, produttiva e non solo del Mezzogiorno, e bisogna fare iniziative come queste. Io penso profondamente che ormai noi abbiamo un problema di capitale fisso sociale e questo problema può essere affrontato assai meglio se iniziative come quella di oggi si moltiplicano, si consolidano e fanno ridurre la distanza in quanto a confronto, accumulazione di conoscenze, rendendo indipendente il luogo in cui questo avviene rispetto a chi ne fruisce. Quindi vi ringrazio molto di avermi invitato e vi ringrazio molto di aver avviato questa cosa bella, e speriamo di poter, diciamo, cambiare il verso a questa vicenda. Grazie. Grazie Domenico Arcuri per aver sottolineato un aspetto importantissimo e rilevante per diciamo, ragionare sulle politiche oggi, che è quella, diciamo, che appunto parlavamo di stratificazione dei divari. L'ultima parte del discorso mette in evidenza l'esistenza di divari orizzontali accanto a quelli verticali. Cioè oggi non ha più tanto senso, non ha senso soltanto parlare di divario nord-sud, di grande-piccolo, di montagna-campagna, cioè di queste contrapposizioni dicotomiche. Ha senso molto di più capire all'interno di uno stesso territorio, all'interno di una stessa dimensione, chi ce la fa
e chi ce l'ha fatta e come ce l'ha fatta e chi non ce la fa e non ce l'ha fatta. L'esempio che riprendeva anche Luca Bianchi di come insomma, ci siano delle punte di eccellenza ci deve fare riflettere come appunto la complessità dei divari non sta soltanto nel fatto che c'è un pezzo che va bene e un pezzo che va male, ma all'interno dei pezzi che va male le sfaccettature sono tantissime e occuparsi di politica significa ragionare anche attorno a questi temi. Introduco quindi diciamo benvenuta a Scuola di Politiche perché ci consente di ragionare su questo.